Bene, si parla di 89esima replica e non potete immaginare le palle che mi sto facendo nel ripetere da 2 anni sempre le solite cose. Quindi tra circa mezz'ora non sarò più con voi, sarò la parte esteriore, la lingua che batte sul palato, ma il mio cervello penserà dove mangiare la pizza. Se la pensione c'ha la ventola che cigola o no, se c'è il phon nel bagno. Bene, io con commozione cerebrale stasera presenterò questo spettacolino di cabaret che sta riscuotendo un grande successo in tutta la penisola. Rimanere umili per me è sempre più difficile. Ho scoperto che sono geniale, ho scoperto che nella comicità i geni sono veramente pochi, ho scoperto che nella mia comicità sono circa 15 anni avanti agli altri. Un senso di solitudine, un gelo al cuore. Bene, io sono considerato dagli zelighiani il cattivo, quello che parla male delle donne. Mi criticano tutti, ah, ma con questo spettacolo vuol dire che tu odi le donne, sì.
Ma devo aggiungere che non odio la donna in sé per sé, quando deambula fuori, per la strada, nei campi, va anche bene. Sembra una di noi. È in casa che rompe i coglioni. In 36 modi diversi, come il coltellino svizzero. Bene, io so che la fase dell'innamoramento l'ho patita anch'io. La fase A è meravigliosa. Pensano a lei, lei pensa a te. Ti prende nei suoi occhi, nuota nei suoi occhi, lei nuota nei tuoi occhi, tutti gli stili. Nudi, abbracciate, quattro gambe, quattro braccia, più di 120 denti, la lingua nella sua, la sua nella... Io me la sono segnata la mia perché poi la rivoglio. Questo è l'amore. L'amore, la parte passionale, quella bella che non dormi perché pensi a lei. Ora ormai dura fase A 20 minuti. Poi scivo in una fase B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O. E alla Z è un attimo, un volo. E donna in ebraico vuol dire trappola, perché quando tu, giovincello, incontri una giovincella, fa finta di essere un'altra persona, ti attira, c'ha la maglietta strappata, il jean strappato, gli anfibi, si lava e non si lava, come me. Parla della sua mamma, dice, ah, che palle la mia mamma, come me. Ci passi qualche giorno insieme, butti una maglietta in terra, ti fa, ma lasciala stare, ma chi se ne frega. C'ha una macchinetta che gli alza la spalla, perché è contro la sua natura. Tu scivoli dentro la trappola. E allora caschi, fall in love, e gli proponi, mi vuoi sposare? Lei farà così. Un breve cenno. Ma non a te, a uno dietro di te. Che è una cerbottana con del liquido paralizzante. A quel punto il gioco è fatto. Più di 80 persone lavoreranno solo per lei. Ti porteranno in un androne enorme, delle panche di legno, piene di parenti. Strapiene di parenti. 88% parenti suoi. E fiori, tanti fiori, fiori sui parenti anche, e le canne dell'organo, fiori, fiori, fiori e parenti, dove sono i parenti sono i fiori, dove sono i fiori sono i parenti, più fiori più parenti, cinque fiori un parente, cinque parenti un fiore, e lei si apparta in un angolo, non vuole nessuno perché, ha delle ghiandole qui sotto e comincia a secernere un tulle bianco. Si imbozzola dentro questo tulle e lì subisce una metamorfosi completa. Uscirà dopo mezz'ora esteriormente identica, ma è il DNA che è completamente modificato e sarà pronta a romperti i coglioni per 40 anni senza caricare le pile. Ha la criptonite dentro. Gli basterà un'occhiata, tutto lì dal lavoro stanco, lei farà così. Ecco, gli romperò i coglioni così. Facciamo un passo indietro. Negli anni 60-70 la donna stava in casa, massaia. Una domenica mattina si autoproclamò reginetta della casa, dal balcone con i gerani così. Capo indiscusso, l'uomo marito andava a lavorare. Ruoli separati, un equilibrio instabile, ma c'era, dinamico, ma c'era questo equilibrio. A un certo punto la donna cambiò e disse, no, voglio inserirmi nella società.
voglio indirirmi, voglio crescere, capire, capirmi. Voglio lavorare anch'io. Comincio a percepire uno stipendio a fine mese. Questo è lo stipendio, questa è la sua borsa. Lo vedete lo stipendio? Lo vedete ancora? Ora non lo vedete più. Lo rigirerà nella borsa. Vi porto... Io non voglio convincere nessuno, voglio portare degli esempi. Marito e moglie, un tavolo, un ristorante, un apparato digerente, identico. A un certo punto mangiano, cena. Mangia anche lei come un maiale di tutto. Che il tiramisù, la mazza caffè, il limone, c'è tutto. A un certo punto arriva una terza figura, una camicia bianca, una gassetta nera, parla di un conto, conto. La parola conto è molto facile, corta, intelligibile, no? L'apparato uditivo della donna non lo coglie e non lo decifra. Quindi ecco la parola conto, vediamo la donna, eccola qui. La parola conto, la donna si paralizza e comincia a fare così, con i capelli. Tanto la borsetta la nasconde sotto il tavolo e il rumore, perché c'è una calamita, del tac, lo copre con la tosse. Ho fatto degli studi, la donna lì che guarda, se la cassa, il ristorante è lì, lei guarda di là. Abbiamo provato a spostare la cassa al ristorante. Uomo che donna lavorano, sposati, da lunedì, venerdì, quanti minuti? Sommiamo i minuti? Che si vedono veramente, realmente, che si confrontano? 7, 8, 11? 11 minuti. Tutta la settimana così, swing, loro due, swing, vado dal commercio, swing, vai a prendere il bambino, swing, vado a danza, swing, devo portare la macchina al tagliando, swing, swing. Alla domenica l'uomo ingenuo, stupido, vorrebbe passare qualche minuto insieme nell'intimità con la donna, cioè ti sveglia mattina di domenica, rimani a poltrire. Altra parola, non colta dall'orecchio femminile. Poltrire. La donna ha un sistema di tendini e levette che se apre l'occhio, anche ne basta uno, si alza e pulisce. Pulisce, pulisce. E l'uomo giustamente fa, ma dove cazzo vai? E no, perché tutta la settimana, sai, non ho avuto tempo, e la casa è rimasta indietro. Ma rispetto a quale strada è rimasta? Deve pulire. Negli anni 60, 70, la donna si svegliava magari prima, però aveva degli strumenti rudimentali per pulire. La scopetta, una paletta, non faceva rumore, potevi continuare a dormire. Pss, pss, pss. Ora? Cento gradi, aspirapolvere, amore, ti ho svegliato. C'è anche la gran cassa e il piatto. Scusa, non volevo. In un'ora riesce a uccidere tutti gli acari della casa. Tutti, tranne uno, che scappa con già la bandiera bianca per il corridoio, terrorizzato, ma lei lo percepisce. Non ti ammazzo. Perché devi andare a raccontare quello che hai visto. Vai! Vai! Io giro l'Italia, incontro coppie, sposati, giovani magari, sposati mettiamo anche da 3 anni, l'ho conosciuti, veri. Lui e lei, parla solo lei.
lui annuisce. E lei parla col noi, non io, noi. Noi abbiamo pensato che sia giusto noi, eravamo in campagna, noi andiamo in città, noi abbiamo comprato una macchina, noi pensiamo che il mutuo sia noi. E lui spesso fa ingegneria con Golfino Azzurro a V. Poi ho guardato bene, c'aveva un anellino, una correntina trasparente, un altro anellino e un rimando. Era lei? Noi. Allora ho cominciato a girare intorno al soggetto. Nel golfino aveva due righe nella schiena, precise, parallele. Ho capito, perché lei lo costringe. Ogni volta si leva il golfino a piegarlo sul letto. Ah no, qui è venuto male. Il suo sogno è prendere il golfino e buttarlo sulla sedia. Lei lo ucciderebbe con fucile a canne mozze, cercando di non prendere il golfino. Ho conosciuto coppie più stagionate, lui manager, era una convention, lui manager, una persona abituata a comandare milioni di persone, 6 telefonini che parlano fra di loro, agende, aerei. Eppure, 12 anni con la moglie, mi diceva, con la morte nel cuore, che ogni volta che si avvicinava al frigo 5 milioni inox, pigliava della roba, chiudeva, gli arrivava la voce della moglie. Hai chiuso bene? 12 anni. Da qualsiasi stanza riusciva, con dei microfoni, delle casse. Hai chiuso bene? Allora lui dava la spintina d'ufficio e leva le impronte. Allora col golfino, 12 anni. Hai chiuso bene? Ah, le impronte. Finché l'ultima volta c'era un po' di eco della voce, chiuso bene, era dentro lei. Ho chiuso bene. Le donne impazziscono, puliscono, sono fissate con la pulizia, puliscono. Io ho conosciuto una donna che puliva questo armadio con un cencio, levava la polvere, 4 stagioni, ma non gli bastava, continuava a pulire in maniera nevrotica. Poi ha preso un cacciavite. Svitava le viti, ciucciava e le lavitava. Le pulizie di Pasqua. Donne che ti fanno... Io sono sposato con mio marito, tutto molto bene, poi pulisco la casa, ci tengo tanto alla casa. Il bagno, le gocce dentro, il lavabo, no, a me danno fastidio. Come ti danno fastidio? Sì, le gocce d'acqua dentro il lavabo ti danno fastidio. Sì. Sì, abbiamo un asciugamanino, uno per me, uno per lui e uno per lavabo. Bene, ti danno fastidio, bene, troviamo la soluzione. Leva la maglietta, comincia a respirare. E un attimo, non ti preoccupare. Non è per niente doloroso. E la tagli in due. Per lungo. Perché si deve aprire così come i Brewster. E ondeggiare anche. Se ha gli orecchini c'è più ondeggio. Un'altra donna mi faceva, io esco dalla doccia e fin qui tutto bene. Poi con la coda dell'occhio, no, vedo delle gocce sulle mattonelle della doccia, no? Si formano delle gocce, la condensa, non so, quale diaboleria, ma non stanno ferme per gravità. Mi scendono, mi fanno le righe, ma non scendono pari, prima una, poi l'altra, in maniera selvaggia, vengono giù come gli unni. Allora mi ha detto una mia amica, poi si è ammazzata, che c'è un prodotto per la casa. Allora tu prendi questa, leva la maglietta, respira e la tagli per due, trasversalmente. Vuol dire che un pezzo andrà lì e un pezzo là. La dividi in due e un pezzo andrà a pulire la cucina e uno il salotto.
Questa scena della spada piace a quasi tutto il pubblico, tranne il padrone del teatro, che ogni volta... Bene, ora scivoliamo in maniera drammatica in un argomento tristissimo, che è praticamente il sesso coniugale. Dio mio, nessuno ci avverte prima. Facciamo un passo indietro. Quando sei bambino, ti chiami bambino, poi cresci bambino, bambù, ragazzo, ragazzetto, uomo. Quando sei bambino, hai una voce dentro il cervello, proprio data dal DNA, che ti fa gioca, e tu non puoi altro che giocare. Gioca. Facevo dei giochi incredibili, quello stupidissimo della macchinina, ci passavo ore, saltava anche, saltava, volava, ore, finché arrivai a 14 anni, chiuso nella mia camerina, di nuovo con la macchinina, scalavo in salita, quasi ci faccio manovra. Perché? Perché quella voce viene sostituita. Tromba. Fammi lavare prima. No, esce tromba. Anche nella ragazzina, 12, 13, 14 anni, arriva quella voce, magari un po' meno frequente rispetto al bambino, al ragazzetto. Tromba. Ma immaginiamo un lui e una lei che si piacciono, si vedono, istinto puro. Tutto passa di qua. Niente di qua. Tutto istinto. Si piacciono, trombano. Sui prati, dentro i 500, nelle cabine, ovunque trombano. L'amore meraviglioso, milioni di poeti hanno cercato di scrivere sull'amore, nessuno ci è riuscito, perché è una miscellanza incredibile, fa passione, forza e anche tenerezza. È bellissimo. Però, ahimè, quando tu dici a lei, ci sposiamo, la sposi, prendi una casa che è della banca, ve lo rifaccio, non è tua, è della banca. Dopo 30 anni è tua. 30 anni vuol dire dopo 30 anni c'hai due dentiere, te le levi così e le metti nei bicchieri così. Che la odi, arriva uno e ti fa, la casa ora è tua. No. Sì. E rimetti nei dentiere. Quindi praticamente è difficilissimo. Questa cosa di lei, di lui, questa convivenza, questa cosa. E c'è, non si capisce perché, un uomo dopo, mettiamo 2 anni di convivenza, dopo che passando la giornata gli hanno levato i punti, il commercialista, sì, devi pagare di più, molto di più rispetto all'altro anno, giri intorno al tuo quartiere dopo una giornata terribile, non trovi il parcheggio, allunghi il collo, uno spazio fra due macchine, stronzo, è un cancello, è un passo carrabile, il mondo non vuole che la tua macchina sia vicina alla tua casa, o ti compri il garage o rimarrai uno stronzo. Nonostante tutto, l'uomo entra in casa, sfiduciato, avvilito, sudato, appestato anche una merda, ma quella voce è cristallina, intatta, tromba, si butta nel letto, non vuole nemmeno sentirla, tromba, si mette il cuscino per non sentirla, omba. Dopo 2 anni di convivenza, invece, la donna, 2 anni soli di convivenza, la donna ha quella voce. Non c'è campo. Immaginiamo uno di voi, un 45enne, a letto. Tromba. Lei gironzola per la casa, sono le 11 di sera, e il trombare lo mette al 18° posto. Numero 1. La tisana. Inforca 2 ciabatte orribili di gomma piuma azzurra, sormontati due puffi giganti. Orribile. Muovendo l'alluce fanno così. Una cosa orribile. Vabbè. Comincia a gironzolare per la casa. Tiki tiki tiki. Tiki in curva, perde il grip e fa tiki 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 tiki.
arriva fino in cucina, tic accende, pentola d'acqua di 50 litri sul fuoco e li fa evaporare tutti. Di là, quando l'acqua è così, che sono tre molecole incazzatissime, che si pigliano a pedate nelle palle, apre lo sportello. Ecco, qui apre una parentesi. Quando la donna ti vede nella tua casa, nella sua casa che hai pagato te, prova un senso di fastidio. Ma quando entri nella sua cucina, che l'hai pagata te ma è sua, con questi giochi strani tra il mio e il suo e il tuo, ti guarda già male, ti vive come un brusco in un occhio, come un virus, ti perquisisce all'entrata della cucina. Tu non fai altro, apri lo sportello, prendi la marmellata. Non è ancora messo la marmellata sul tavolo, l'ombra non è ancora arrivata sul tavolo, la marmellata, lo chiudi lo sportello? Ti dovrebbe uscire un braccio dalla schiena, una protesi. Quindi torniamo alla donna che al centimetro e mezzo d'acqua bollente che bolle, a un certo punto apre lo sportello, attenzione, e prende la tisana. E ve l'ho fatto a rallentatore. Ed ecco, ore, li conta, le microfoglie vengono contate. Finalmente si beve questa cazzo di tisana, l'uomo che ormai cammina sul letto così e fa: speriamo ti si bruci la gola. A un certo punto beve la tisana, sciacqua la tazza, sciacqua il piattino, il cucchiaino, poi gli partono le mani e pulisce tutta la cucina. Porta la cucina allo stato primordiale, il noumeno della cucina, quella del negozio. Mette il cielo, fa le sedie, i tagliandini coi prezzi ai cassetti. Pazza. Esce finalmente la cucina. Tiki tiki. Tu da dietro la tenda. Vieni qua, tiki tiki. Vieni qui a mezzo metro, tiki tiki, te lo do io il tiki tiki. E lei tiki tiki, tiki 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 tiki. Poi prende coraggio, punta il letto nuziale. Tiki 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 tiki. Devia o devia? Dove va? Perdi il segnale, la perdi. Stende! A mezzanotte. Che la luna e le stelle fa: ma che cazzo fa? L'uomo nel letto, ormai mi rivolgo agli uomini, sappiamo esattamente tutto, il lenzuolo è questo. Ben diverso dalla mutanda. Il boxer è un pochino più lungo. E per ultimo, perché è crudele, lascia il calzino. Che ti odia. E lo odi. Quanti piedi abbiamo in casa?
Io ho visto un documentario su Rai 3, parlava dell'oceano, il mare, vari animali, l'orca, bellissimo animale in bianco e nero, l'orca assassina, l'orca è quando è in amore e vuol comunicare con l'orco, fa... Una cosa molto simile. Pensate, allora la donna ci vuole comunicare qualcosa. Allora col computer, registratore, ho registrato mutanda federa calzino, mutanda federa federa calzino, che poi ho visto che si ripete in loop, e ho registrato. E il computer ha cominciato a elaborare il dato. È venuto fuori una frase ben precisa. Tanto non te la do. Mettiamo che alla donna venga l'iniziativa. Non mi sono portato questo apposta. Mettiamo che alla donna venga l'iniziativa. Iniziativa sessuale. È impossibile. Impossibile. Non ce la daranno mai la soddisfazione, mai, in 40 anni, mai, mai una volta, mai, mai, mai. Mettiamo per assurdo che la donna venga in... per assurdo, se vuole trombare la donna, tutto gli passa di qui, niente di qui. Ti dà un modulo, una matita e se ne va. Ti sei lavato? Potresti dimostrarlo? Segna con una crocetta le parti del corpo che ti sei lavato meglio. Il letto dovrebbe essere, rispetto a tutto il mondo, il posto dove noi dovremmo, con tante M, godere di più. Il posto della goduria. Ecco, lei è lì traslucida, tu fiammante, sai per saltarle addosso? No. La bajur la metti in terra? Ma sì. La luce ora è un po' troppo radente. La spegni? Ma sì. Pff. Mi accendi la luce del corridoio? No, è troppo angolare. Lascia tutto spento, dai. Spegni tutta la casa. Lasciamo fuori la luce del lampione, non è romantico? Sì? Ma è un po' troppo forte. Perché non butti una maglietta sul lampione? Perché è a 30 metri il lampione. E non sono Spider-Man. Allora fai così. Apri la porta di casa e accendi la luce delle scale. Tanto che i coglioni ti sei fatto una treccia. Amore, la luce delle scale dura 3 minuti e poi si spegne. E lei, pensi durare di più? Sabato sera, sembra la serata giusta, un certo magnetismo per la casa. Lei in cucina, tu saltelli intorno. Fai lo splendido. Fai vedere il modulo pieno di crocette. Mordi un orecchio, il tuo. Poi televisione, voli telecomando, ti infili nel letto, lavato, pulito, lenzuolo di lino che sa di Marsiglia. Sei solo libido.
5 secondi e sei sotto una canadese. Tutto il tuo sangue si è dato appuntamento qua. Un menhir che punta al firmamento e se lo vuole scopare tutto. Tutto il tuo sangue qui. Quindi anche nel cervello tracce. Forza Italia. Ah, la, 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 la. Io questo applauso lo ricevo in tutta Italia, voglio sapere chi cazzo l'ha votato. Insomma, lei, donna, fa capolino, va a farsi bella nel bagno. Classica situazione. 3 ore. Da canadese a torta pasqualina e nasce una frase sgrammaticata che sei un misto fra rabbia e sonno, è che parte con un che, ruba il pensiero ai uomini, che cazzo ci fa quella troia là dentro. E c'è un errore grave, perché se fosse troia sarebbe qua e non là. Quindi avvilito, desiecitato, attacchi l'orecchio al muro, vuoi capire, un mammifero di 33 anni, cosa può fare con una vestaglietta 3 ore? Non ha nemmeno la ruota del criceto dietro la porta, cosa fai 3 ore? Dimmi, vediamo, va bene, la doccia, poi si fa il bagno, poi si rifà la doccia. Una fredda e una calda. Vabbè. Si mette i bigodini, se li leva, si taglia le unghie, le tinge, se le rincolla, le unghie le mette nei bigodini, si fa l'ennè, si mette la crema, poi se la leva con una spatola, ci riempie i bigodini, stacca la tenda, la lava nella vasca. Rimandi tutto alla domenica mattina. Io non lavoro, lei non lavora, il letto non lavora, si tromba. 7:28 ti svegli, sei una tigre, ti peli qui sotto così, mutanda di ghepardo. Lei è lì. Papà? Tuo figlio, 5 anni. Giochiamo? Dov'è il tuo fucilino? Lo devi in sala. Gli metti la carica dei 101, 102, 103. Un bel bondì da 1,4 kg, fatto modificare, con la Nutella dentro e molta Nutella nelle orecchie al bimbo, 16 succhi di frutta, con le cannucce così. L'ultima gliela pianti in gola con lo scotch. Autonomia. 3 ore, 4, 6 ore e 40. Entri nell'alcova e vuoi fare il brutale. No, c'ho 6 ore, voglio partire dai preliminari. Quelle carezze suavi, leggerissime. Voglio fare impazzire. Parti da lontano, dal pomero del letto.
E lei fa anche ah. Ah. Cominci, carezze sempre più oltre, dietro il collo ti accarezzo con la tua mano, le tue braccia sono diventate due capitoni, vanno ovunque, sì, levi i calzini che fanno miseria e lei perché non li pieghi? Fai finta di aver sentito. E avanti, vai sempre più oltre nell'indecenza, sì. Sì, la passione vera. Si inizia il rapporto sessuale completo. Stagatan! Stagatan! Lei ha... Spatatan! Stagatan! Patatan! 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 Prendi un certo ritmo. Lei si contorce come una biscia. Patatan, 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 patatan. I comodini fanno così. Patatan. Non me lo ricordavo così bello. Patatan. Senza mani. Patatan, patatan, patatan. Patatan. Colpi incredibili, indicibili. Tutto sudato, il ritmo è inforsennato. Patatan, patatan. Tutto sudato, rosso in volto. Con le vene grosse qui, la catena d'oro che gira per il collo così, col Cristo che si tiene alla croce così. Cinque secondi all'orgasmo, cinque secondi all'orgasmo, quattro secondi all'orgasmo, tre drin, due drin. Uno, dream, vai a rispondere, potrebbe essere importante. Esci dal letto con questo peperone intermittente, questo quattro frecce. È la sua mamma che fa, venite? Calcoli che quando ti sposi compri tutto il pacchetto e nel pacchetto c'è lei, l'altra, una persona che quando sei fidanzato sta nascosta anche dietro le corde e non la vedi mai, ma appena brilla un anello accanto a un altro anello diventa protagonista della tua domenica. Sono la regista della tua domenica, no? Io tutta la settimana mi rompo il cazzo, faccio circa 800 cose che non mi piacciono. La domenica vorrei fare cose mie. No, sono la sua mamma e devi venire a mangiare a casa mia. Una domenica sì e una domenica sì. E se stai male, sì, ti copri un po'. Di merda, amico. Veniamo a questa domenica. La conosciamo benissimo. Tutti i parenti vestiti a saldo. Se saliti discorsi, battibecchi. C'hanno le cassette C90 nel cervello. Play, dico sempre solite cose. No, no, perché.
Tu arrivi lì, levi la cassetta, io improvviso. Vedi, non mi si chiude nemmeno lo sportello, vedi? C'ho da giocare a pallone, c'ho la borsa, ci tengo la domenica, quindi mangio qualcosa di veloce e me ne vado. Suocera esce dalla cucina buttando giù la porta così. A 65 anni non vuole dimostrare che a una certa età si veste come Moira Orfei. Fusò tigrato, due tagli in meno, dove intravedi un sottopancia, protopancia, pancia, sovrapancia, due rotoli, sottopuppa, protopuppa, puppa sovrapuppa, sottomento, basta, fermati lì, sembri la Liguria. Allora, vediamo quella domenica. Borsa, c'ho la partita 40 minuti, signora. Lei mi fornisce ogni domenica un piatto di involtini. Vassoio inox, entra delle volte anche in nordica rossa a 5 ganci. 100 involtini. Gli aeroplanini della morte. Li conosciamo benissimo, pesantissimi. Perché apre il frigo e ci mette tutti gli avanzi della settimana nel brandello di carne, lo involtina, quello reagisce chimicamente ma lei lo uccide con lo stecchino. Se ne mangi due, dopo 5 secondi ti appare vagamente la Madonna. Bene, signora, io la ringrazio, molto buoni. Sì, buoni, stecchini sono qui, vede, l'ho firmato, ci ho messo la data. Può chiamare anche la polizia, io sono in regola, l'ho mangiato, signore, buoni, veramente buoni. Un goccio di caffè e vado a giocare a pallone, la ringrazio veramente di cuore. Dai, li ho fatti per te, dai, su. Guarda che mi offendo, signora, facciamo così, il caffè lo metti in un cucchiaino, tu me lo spara qui così. Vorrei un caffè, veramente, c'ho la borsa, c'ho... C'è una parola, veramente non esiste, veramente. Buoni, veramente. Dai, su, su, dai, dai. Guarda, sono rimasti 5. Non scherzi, signore. Ora le spiego, i suoi due involtini sono qui, li vede che affiorano? Vede questi altri due? Sono dell'altra settimana. Vede questa cartucciera di involtini? Questo cilicio? Il primo è datato 2003, signora. Veramente. Un caffè. Mi ci sputi nel caffè. Un caffè sputato, signora. Veramente, di cuore. Ha le orecchie disegnate. Dai, su, dai, sono buoni. Su, dai. Cosa faccio? Li butto via? Dai. Sono buoni. Su, su, dai. Senza volerlo alza un po' il vassoio, senza volerlo del sugo ti finisce dentro la camicia. Dalla rabbia comincia a trascimare sugo. Finiscono 3 piselli, qui diventi capitano, signore, è un ordine. Sono graduato. Vada laggiù, le do 800 euro, laggiù, 800 euro se va laggiù. Dai, su. Su, dai. Dai, su, dai. Non scherza più, dai. Dai, su. Dai, te li metto qui? Qui vicino al purè? Uno, due? Guarda, ci sta anche il terzo. Uno, due, tre. Non si tre senza quattro. Vai, su, su. Dai. No, veramente, signore. Su, uno, due, tre. Dai, uno, due, tre. Qui. Su, uno, due, dai. Su, uno, due, dai, te li metto qui. E ti porta over, over, oltre il limite. Over. Eccolo, signori, over.
Mi hai rotto il cazzo. Ti può andare? Ti può andare, mi hai rotto il cazzo? Come te la vivi, mi hai rotto il cazzo? 11 anni che mangio involtini di merda che mi fai te. Non li ho mai digeriti i tuoi involtini. 11 anni. Ho detto, ora glielo dico, poi... Giù. Te l'ho detto. Lei. Dai, 1, 2. Prendi 2 stecchini. Poverina, era così cara. Se ne vanno sempre i migliori. Avevo 25 anni. Una scena così. Potevo recuperarla anche in 4 secondi. Ora ho 49 anni, quasi il doppio di 25. E allora ho trovato questo escamotage. Così la gente non si accorge che prendo fiato. Bene, a questo punto volevo un attimo presentare i due protagonisti di questa nostra storia, l'uomo e la donna. Signori, ecco l'uomo moderno. Questo ha soli 2 anni di convivenza, 2 anni di matrimonio. Eccolo qui, questo essere costretto a dire in una settimana anche 800 sì, in cambio di questa trombatina sabato sera, tiepida, ma sì, pesanti. Tipo andiamo oggi che è sabato in macchina in centro perché devo cambiare i pantaloni, sì? Sì, ma non ti vedo convinto, sì, e vedi già la multa. Vai in palestra solo per fare la doccia. L'unica volta che ha sudato sulla cyclette, veramente sudato, quando l'ha portata in soffitta. Levati dai coglioni. Viva la pancia. Viva la polvere sulla cyclette. E vince sempre la pancia. E questa è lei, l'angelo. L'angelo che viene dal cielo. Te ne invaghisci di più, te ne invagoni. Che un invaghisci molto di più degli invaghisci. Tu la ami. Era meravigliosa, era suave, era leggiata. Questa c'ha 4 anni di convivenza, eccola qui. Un mostro. Guardatela. Eccola qui. Fissata. Andiamo a passeggiare sul mare. No, c'ho da stirare le mutande. Ma chi le vede le mutande stirate? Questa sta al telefono anche 4 ore con l'amica. Le prime 2 ore dice tutte cose vere,
notizie, eccetera. Le seconde 2 ore replica. Come ti dicevo? Non smette mezzo agli spari. Ed ecco perché l'uomo moderno, dopo un trattamento così, decide la chiusura. L'ho rappresentata così. Ecco la chiusura dell'uomo moderno, che dice: ma avete rotto il cazzo. Viva i vermi, viva il buio della terra, torno alla terra. Bene, quest'uomo è morto? Ci sarà un segno di vita. Signori, come nei film di Walt Disney, è una storia a lieto fine. È ancora vivo, signori. Magari è un segnale del cazzo. Ma io mi accanisco sulle coppie, le coppie. Ma anche i singles sono tristi. Si comprano questi monolocali uno per uno, che fa uno, con lo spigolo cottura. Anche la pentola c'ha l'angolo. E il cucchiaio di legno è così. Ora rimescolo. Pensano, entrano in casa, non voglio sentire che sono solo, accendo la televisione, il tostapane, la radio, tutto accendo, il phone. Vediamo la casa del singolo. Allora, c'è il salotto con la moquette fatta di polvere, con le 2 strisce delle ciabatte tipo fondo, la mutanda fuori posto, che gli segna il nord, il salotto, 6 anni che è lì. Apriamo una parentesi, prendiamo un cervello maschile, mettiamo la calotta cranica, colleghiamola agli occhi e facciamo vedere la mutanda fuori posto in salotto. Attenzione, esperimento. Leggero fastidio. Da 1 a 10 la prima attacca. Cervello manda alla spalla un solo impulso, guardate. L'uomo va alla mutanda, nel momento che la supera, gli esce dal campo visivo, la mutanda non c'è più. Sono voluti 10.000 anni di evoluzione per arrivare a questa forma di libertà. Prendiamo un cervello femminile. Quasi tutta aria. No, no, è acqua. Una gazzosa primordiale. Calchiamo gli occhi, facciamo vedere, attenzione, pericoloso per le prime file. La donna va alla mutanda, la supera, gli esce al campo visivo. Gli va in memoria. Può andare anche a Auckland, ma il suo cervello penserà alla mutanda europea e sta male. Torniamo alla casa del single, borsa del tennis, corridoio da 9 settimane e mezzo. Basta segnarci sull'ascensore 5 passi corti e 1 lungo. 1, 2, 3, 4, 5. Lo sai bene che là dentro si sta sviluppando un processo di morte, l'accappatoio è marcio, non ha ossigeno, con la cintolina cerca disperatamente di aprire la cerniera. No, lui deve morire insieme ai 2 calzini appallottolati e sudati. Devono morire tutti e 3. Si va in cucina, non c'è più la polvere, ma c'è una pellicola per terra appiccicaticcia. Appiccicaticcia? Appiccicaticci, che ti aiuta, se sei stanco, a stare in piedi. C'è il frigo con i magnetini e le bollette, tutte scadute, tutte da pagare, che a un certo punto il frigo si leva il filo da solo, dice: Paolo, ci vado io a pagare. Classico del single, sacchetto a spazzatura, gonfio, ogni giorno più gonfio. Lo cambi? No, gli dai un nome, Antonio. Vive con te. Poi, classico, è la padella, 7 ottavi di frittata rimasta attaccata alla padella, basso rilievo corinzio. Single ci mette 2 dita d'acqua, se ne va.
Padella, acqua, si muove la padella, si muove l'acqua, in un equilibrio instabile, e ci naviga sempre la goccia d'olio che si spinge bordo vasca. Gioca col prezzemolo, con le falci di cipolla. Si accorge della luna, sogna anche lei. Poi nota che il detersivo chiuso là dentro la guarda male e reagisce così. Questo paradiso artificiale, questo angolo di paradiso viene buttato via dall'uomo per sempre. Quando va in un locale buio, con la luce stroboscopica, la musica fa... DJ Albertino dice, ora passiamo al secondo brano. Vedi dei denti cambiano di colore, ti sembra carina. Ti invaghisci, ti innamori. La porti a cena 5 volte, 6. Alla fine della cena, lei... Finché a un certo punto lei farà, potrei venire a stare da te. Si chiama Tanatosi. La usano gli insetti quando sono in difficoltà, fanno finta di essere morti. L'uomo non ha la tanatosi, magari gli balla solo un po' l'occhio e lei capisce sì. Viene a casa tua con le valigie. Non ha ancora appoggiato le valigie in terra che già ci sono le tende. Ti piacciono? Vediamo questa coppia dopo 1 mese di convivenza. Torni dal lavoro stanco. Entra in casa, scivoli, ti perdi per il salotto, là c'erano delle mutande. Dov'è il nord? Impiccato una gruccetta all'accappatoio, morto overdose di sapone, con i 2 calzini che lo piangono. Con la morte in the heart, lungo i muri se non scivoli, vai in cucina. Antonio? Dove sei, Antonio? Non scherzare, Antonio? E al posto di Antonio, eccolo, signore. Un oggetto orribile che compra lei, compra sempre solo lei. Perché la donna è disposta anche a spendere 600 euro, 650, 700 euro, 780, 800 per uno stivaletto, ma per il bidoncino col pedale? No. Per il bidoncino col pedale? Bisogna risparmiare, occorre risparmiare. Per il bidoncino col pedale occorre risparmiare. Questo è il classico bidoncino che pigi il pedale e non succede un cazzo. Sfuti il nocciolo della pesca, casca sul tappo, a questo punto in gran ritardo lo sveglia, si alza, distinto, si alza e spara il nocciolo sotto il frigorifero, guardare, oh, pull, pull, hai una coltivazione di albicocche e peschi sotto il frigorifero.
Allora, io questa sera non c'è nessun trucco, guardate. Proverò. Ecco, questo gesto, cercate di scavare nella vostra memoria, questo gesto, guardate, questo gesto, lo facevamo al secondo quadrimestre, avevamo da rimediare un fottutissimo 5 e andavamo volontari e non sapevamo niente. Vengo volontario, signora, vengo volontario. Non so un cazzo e vengo volontario, signora. Migone, vengo volontario, signora, vengo volontario. Vengo volontario, signora, non so niente, volontario, volontario, veramente volontario, sì. Allora, l'Italia confina, allora confina, con, c'è, il, io, c'è il mar di qua, il mar di là. Anticamente si chiamava così. Poi c'è il mar laggiù. E i confini c'è Laos, la Svizzera, la Cocca, San Marino, e Piemonte, il capoluogo di Torino. Il Po nasce sull'Alpi, poi c'è la Po, i prealpi, che sono invidiosi delle Alpi. Prealpi, se sei bravo diventi Alpa, ma se non sei bravo rimani prealpa. No, vabbè, poi c'è Aulla, che è confine tra il bello e il brutto, dopo Aulla vai a Milano ed è brutto, dopo Aulla vai in Toscana e sta bene. L'Abruzzo e il Molise, l'Abruzzo e il Molise confinano con una E, e il Molise. Abbiamo industria tessile, caprini, ovini, caprini, suini. Gli ovini così, per fare una frittata ci vogliono 8 milioni. Sì, 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 sì. E poi abbiamo la rugiada e la brina. La brina, rispetto alla rugiada, la brina è una rugiada incazzata, insomma, col gel. Bene, allora... da Giovanni dalle Bande Nere nel 1000 non più 1000 disse a Vercingetorix, era su un fiume, il Sasso me lo ricordo, ma il fiume no, il nome del Sasso era Sasso, e disse, e c'erano tutti i cavalieri, voi suonate pure le vostre campane che noi vi trombiamo le vostre mogli. No, non era così, però. Poi Pigno, re delle Biro, che conquistò tutto con la penna Bic. No? Vabbè, Napoleone vuole tutto a Bonaparte, tutto. Napoleone nasce da solo, e qui, non più, da solo nasce, ed è praticamente Napoleone... Ah, c'è la ricreazione? Dopo la ricreazione, vado. Beh, Napoleone nasce ad Ajaccio, Livorno, nel 1500. Fida bimbetto, una grossa propensione per l'arte militare, arruola 80 bambini, munici di spade di legno, e attacca il palazzo di fronte. Prima lo bagna, poi lo espugna. Siamo nel siamo tra il cavallo del 1500 e 1551. E dopo l'assedio, il maggio era il 15 luglio, lo storico era balbuziente, vince, espugna il palazzo, si autoproclama amministratore del palazzo. La mamma piange di gioia, si trasferiscono a Barbecue. Barbecue, città carina, forte odore di gratella, sente però la madre che il bimbo vuole di più, ha altre esigenze, allora lascia con dei cavalli bianchi e parte per Parigi.
Parigi è un po' come Milano, che è sempre Milano, Parigi è sempre Parigi. Parigi non è che è Milano, Milano e Parigi, ognuno sta a cazzi suoi e si è finito. Ci si scrive. Bene, va a Parigi, lo segna alla scuola militare della Guascogne, e lì, per dire il livello, aveva compagno di banco Camillo, penso conte di Cavour, Rita Hayworth di Montalcino, Zichichi, l'inventore della Zigulì, Mal della fattoria e Arzachena, Peter Gabriel e Nicoletta Strambelli. Bene, esce dalla scuola pieni voti, già col cavallo bianco, munito di cavallo bianco, e lui comincia a ruolare perché era più forte di lui. Arruola, 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 arruola. In quegli anni, guerra intestini ovunque, un puzzo di merda. E lui non si dà per vinto, attacca la Russia, spugna la Spagna, impaglia la Puglia, imbriglia la Siria, scivola in Slavonia. Decide di fare un viaggio per rilassarsi, si autoproclama esaurito e viaggia e vuole andare a Sant'Elena, 15 giorni, telefona Franco Rosso, fa occupato, gli cancellano il volo, ovvero le ali del volo, diventa un autobus, lui rifiuta, last minute, Isola d'Elba. Lì si aspetta il mandolino, il folklore italiano, tutti tedeschi, brutti, bruciacchiati dal sole, col calzino anche ad agosto, di lana, e la Birkenstock ai piedi. Orrendo stivale, orrendo sandalazzo, Birkenstock, vuol dire che cazzo di sandali ci siamo comprati. Birkenstock, tutti minacciosi gli vanno intorno, Birkenstock, Ritorna a Parigi, basta, non vuol più sentir parlare di guerre, si innamora di Maria Antonietta di Savoia, si imbaghisce, si innamora, convolano a nozze a 50 centimetri dal suolo. Poi si accorge che non è di Savoia, non è nobile, è di Savona. Il babbo ha una tabaccheria giù al porto. Napoleone si arrabbia, 50% dei motivi, tristissimo. Esce per Bettole, beve, alza il gomito, già che c'è attraversa la Manica. Passato all'altra sponda, frequenta Dolce Gabbana, Renato Balestra, Renato Zero, Platinette. Divide una stanza con Platinette, praticamente Platinette aveva tutta la stanza, il basilico, il balcone. Ebbene, è più forte di lui, si autoproclama amareggé, vuol dire amareggiato, prende un traghetto da Tormes, torna all'Elba. Arriva all'Elba, all'Elpa, Isola d'Elpa, e niente, arruola dei bagnini, non c'aveva altro da ruolare, attacca i bagni meri di fronte. Bottino di guerra, sei secchielli, un asdraio, triste, un ghiacciolo, gli si scioglie in mano, la carta appiccicata alle dita, Napoleone strano, solo, non ha obiettivi, la sera non guarda nemmeno la TV, lancia i sassini lungo il mare, lungo la battigia in mare, lungo la battigia in mare, è una forza, una rabbia, tutti li punta a Piombino, tutti arrivati a Piombino, una torre fa. Dopo 3 mesi ha consumato tutti i sassini della spiaggia e non sa più che cazzo fare. Napoleone è triste. 50% di motivi. Si chiede, ma cosa faccio? Non posso conquistare. Non posso saccheggiare. Non posso autoproclamarmi. Mi annoio. Come dire? Mi annoio. Non ho nemmeno il DVD. Non ho nemmeno il DVD. Non ho nemmeno il DVD. Migone, è 1:20 che si sta arrampicando sugli specchi. Lei non è preparato. La sua esposizione non solo è lacunosa, ma mi prende rospi per granchi, tacchi per spilli, maschi per fiaschi. E io? Senza rimorsi, le do un bel tra il 5 e il 6. Vada a posto, grazie.
lavoro stanco. Sono stufo. E sono stanco di essere stufo. Più sono stufo, più mi stanco. Più mi stanco di essere stanco, di essere stufo. Sono stanco di questa vita arrampicata. Questo caffè che non ci piace, che è un orzo travestito da caffè. Vorrei essere un pinolo, un petardo, un biglietto alla lotteria. Vorrei essere un razzo. Vorrei essere un buco della luna, un tappo, un vichingo, un osso, una seppia, un canarino, una stanga della gabbia del canarino, una merda del canarino sul giornale, sulla faccia di Berlusconi. La nostra felicità ormai è legata a delle cazzate immani, immense. Abbiamo la macchina nuova e quindi felici. Ah, che felicità artificiale. Abbiamo la macchina nuova e quindi felici, è vergine. 100.000 rate, fa 600 anni è nostra. È nostra, la guardiamo. Finché un giorno il dolore, il mondo ti crolla addosso. Ha un segnino. Non è possibile. Come? Che è quel bastardo? Figli di puttana, extracomunitari, tornate a casa, pezzi di... Ma com'è possibile? La macchina, la mia macchina... Con common rail. So nemmeno cosa vuol dire, ma è common rail. Mi ha detto che è figa quando è common rail. C'è un navigatore. E siamo dietro a queste macchine. Non ci portano da nessuna parte. Come dobbiamo fare? Queste donne che ci prendono la macchina e non ascoltano il motore. Perché regaliamo la macchina alla nostra moglie? Qui vogliamo del bene, ma non vogliamo bene, lo stesso bene alla macchina che regalerai alla moglie. Perché la donna, se ci pensate bene, Ford era un uomo. Quando inventò il motore a scoppio, pensò agli uomini. L'uomo sente... Oh, oh. La donna sente... Tanto parla con l'amica. Perché la donna cambia la marcia? Perché lo vede fare agli altri. Per emulazione. Quindi io la vedo benissimo che va a 140 in seconda. Cosa fa la donna? Alza un po' la voce per sentire. Perché, come ti dicevo, fra il suo cervello e il piede c'è una guerra. Lì in quel momento sono tre cose importanti: il cervello della donna, le mani che guidano, un piede e il motore. Non c'è nessuna comunicazione fra i tre poli. Il motore dopo un'ora così a un'ora di servizio sfonda il cofano. Si tira i fili, esce con la valvola, picchia sul vetro, mette la terza. La donna va in salita. È in quinta, in montagna, parla con l'amica. No, perché, come ti dicevo... I fari che si guardano. Le ruote buttano i sassini sulle finestre. Perché...
Poi si spegne, fuma, è un po' ingolfata. La devo far vedere. Alla mia moglie gli ho detto 3 anni, gli avevo comprato la macchina, dopo 3 anni, hai cambiato l'olio? No? No, no, ma mi ci trovo bene. Mi fa, lo sai che l'altra volta, senza volerlo, ho dato una pedata a una sorta di, una virgola in plastico, come si chiama, leva? Ma non credevo ci fosse lì, 3 anni. Ho dato una pedata, si è squarciato il cofano. Meno male, c'era un fabbro e l'ho fatta risaldare. Bene, siamo in un mondo in cui il nulla tromba al niente, il nulla rappresentato da veline, esseri che dovrebbero vivere un paio di giorni e poi morire come le farfalle, invece no, arrivano fino a 18 anni, vogliono anche trombare col niente i giocatori di calcio. Bene, cosa nascerà? Hanno fatto degli esperimenti mostruosi. La prima velina accoppiata con un giocatore, qualche anno fa, è venuto fuori Costantino. Pensate che Costantino ha 7 anni e con gli anabolizzanti siamo in mano, in balia di un essere che alto così, ha dei baffi, una dentiera che ruota anche ai 360 gradi, si chiama Costanzo e ha creato dei mostri mostruosi, la sua moglie è un uomo, è un... riuscirebbe a fargli fare il trenino anche a Churchill. Chiunque riesce a comprare, lo intrenina. Quella Freddy, ora mi ammazzo, ora mi ammazzo. Mostri, mostri, questi presentatori che ci condiscono le serate. Torni dal lavoro stanco, accendi, c'è il quiz. Non voglio vedere, altro quiz, quiz, qui, qua, quiz. Tutti uguali. Questi presentatori un tempo anche simpatici, ma 30 anni fa. Sono rimasti loro cristallizzati, sono lì. Laidi, più grassi, lasciano le mogli, si tromba le veline. Mostri. Io odio quello lì con la faccia formica. Ogni anno il destino, che è crudele, gli rimpicciolisce la testa. Purtroppo non posso fare nomi. Finisce con Madeus. L'avete capito? Bene. Un tempo c'era Studio 1. Le ballerine ballavano, facevano delle coreografie. Ether Parisi lanciava la gamba. Poi magari anche l'ha persa l'ultimo ballo, ma c'era un lavoro, ora sono veline, letterine, schedine appoggiate ai muri, 16 anni, culi, le puppe di fuori. Ecco le veline. Sono 6, solo una al cervello, la velina pilota. E viene messa così, le altre 5 la seguono. Una volta si ammalò, entrarono le 5. Il regista, coi cecchini dalle luci, colpito. Quel silenziatore. Non muoiono, non avendo cervello, non muoiono a livello vegetativo. Bene, siamo in un momento in cui abbiamo il presentatore che ti telefona dei mostri che al telefono non so come selezionano i mostri. Buongiorno signor, quello è un orso, un grizzly. Signora, vuoi parlare dalla gabbia o esce dalla gabbia? Complimenti alla trasmissione, bravi, ci stanno i miei mari, numero 1, lei numero 1, lei numero 1. Signora,
Da dove chiama? Un aiutino! No, no! E abbiamo quella coppia, che noi abbiamo bisogno di miti, la coppia famosissima, lui, Big Jim dell'Inter, una tigre in campo, mai strapolato, messo in uno studio televisivo, è un povero disgraziato. Mettetegli la giacca, sta così, calciatore con la giacca. Se il giornalista è di là, come? Non è un Tronchetti Provera, che la giacca se la gestisci, no, stanno così, come un'armatura. Cosa c'è scritto qui? No, non riesco a leggerlo. Milan, Juve, boh. Bene, questi qui, c'è quello, aiuto regista della televisione, ha detto, senti, tanto le domande non le capisci, te rispondi solo, campionato è lungo. Campionato è lungo. Bravo. Domenica dopo domenica, vabbè, la palla è rotonda, la palla è cotogna, va bene? Domenica dopo domenica. È difficile. Va bene, e basta, e basta. No, stronzo, basta. No, stronzo, basta. Questa la dico bene, eh? No, stronzo, basta. Allora, prende il suo unico neurone, che usalo, va sul Porsche, guarda, faccio così, gira di qui, faccio così, gira di qui. No, bello, guarda. Tutte le volte. Anche improvvisamente. Va col Porsche, ferma il Porsche, ha perso le istruzioni, non so da dove uscire. Una luce, una feritoia, esce dal motore. Esce tutto sporco. Va al citofono, rimane sbigottito perché non c'è la palla cotogna, stronzo, basta, non c'è niente. Si nasconde dentro la maglietta. Allora piglia tutti i pippoli. Risponde la velina fidanzata, quarto piano, così. Si è vestita, si è messo il bavaglino scritto lunedì. Non prende l'ascensore perché non lo sa guidare. Si trovano giù. Lei. Faccio vedere da dove siete, vieni. Lei, tutta sporca, si cambia, si mette martedì. Lui comincia a guidare, guarda, mi prendo un giro qua. Lei c'ha il volantino finto. No, non è vero, non è vero. Arrivano al mare, spegne il motore, il sole tramonta, imbarazzo. Sotto la maglia. E lei. A un certo punto lui vuole stupirla. Dei richiami per i gabbiani. Allora a questo punto uno urla, basta, voce del verbo basta, scendo, butto le cime, mollo gli ormeggi, voglio volare, voglio navigare, voglio veleggiare. Eh sì, e che cazzo. Bene, grazie di cuore. Io volevo ringraziare alla regia, volevo ringraziare i fratelli Barbieri, Iovino, alla console, Riccardo Zinna, Bananas, che è la mia agenzia. E questa era, mi sembra, 89esima replica, proprio sono distrutto. E inutile che guadagni i soldi se non ho poi il tempo per spenderli. Mi hanno dato, ho avuto molte critiche per questa scena televisione,
ma voglio dire che questo mio piccone è un piccone intelligente ed è un piccone di precisione. Quindi io stasera ho ammazzato solamente Emilio Fede. No, perché delle volte lo ferisco e continua a dire cazzate. Il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, avete notato come lo dice veloce? Il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi deve andare a casa, tutti e due. Allora, siamo sul finale, stiamo... Come si fa a reagire? Bisogna cercare di rimpossessarci del nostro cervello. Se ce la fate, veramente, più che col cuore, col cervello, perché tutto ci porta a tenerlo fermo. Ecco, allora, questo cervello, eccolo qua. Promettetemelo, piano piano, da lunedì prossimo, lo fate girare 5 secondi. Per 5 secondi. E poi lo fermate, mamma mia, poi rischiate che scoppi. E poi di nuovo, il prossimo lunedì, altri 5 secondi, per 3 anni. Quarto anno, 6 secondi, sempre lunedì. Perché se lasci tuo figlio che ha 4 anni davanti alla TV a vedere un cartone giapponese di merda per 3 ore, se poi il bimbo a 14 anni viene su una testa di cazzo, è colpa tua. Non è colpa sua. Se hai comprato... Se hai comprato un salotto Ikea, una cucina Ikea, ti accorgi che i tuoi amici hanno lo stesso salotto, la stessa cucina, li hai invitati a cena. Le due signore mettendo tavola si mischiano come le carte e poi non si sa più chi è invitato e chi è invitante. Allora vai a vedere le foto dentro i cassetti per capire di chi è la casa. È colpa tua, non è colpa del mondo. E allora io posso dare piccoli consigli agli uomini. Andate in un negozio e fate venire, eccola qui, fatela venire, ecco, ti compri questa. E te la monti in salotto, coi Fisher da 100, così lei non può levarli. Ecco, ti prendi questa e così personalizzi quel salotto. Ed è facilissima la maca, perché per tutto non ha bisogno di istruzioni. Siamo uccisi. Allora, play, off, e se vuoi registrare, se non vuoi registrare, se vuoi di notte che registri lui e non le, se vuoi che il DVD registri, se vuoi, io non voglio niente, dovete andare via tutti in culo, mi dovete lasciare stare. Pensate le istruzioni. Pensate le istruzioni, prendere il culo a e metterlo sulla maca a, che si chiama maca. Fine. Poi, una volta, è semplicissimo, una volta che sei sopra e ti metti sopra, cominci a dire dondolare, che è così. Ah, non c'è altro, signori. Dondolare, ed è meraviglioso. Amore, si va al cinema? C'ha le sue cose.